Ciao a tutti, io sono Silvia e questi sono i 5 motivi per i quali a me il Natale proprio non piace. Inizio da una prefazione, ovvero non paragonatemi al Grinch, perché ormai il paragone con il Grinch per tutti coloro che odiano il Natale non va più di moda dal 1999, quindi basta, per favore, basta. Ovviamente vuole essere un video strettamente personale. Se voi amate il Natale, per favore spiegatemi il perché, magari in un commento, o se siete anche voi delle persone che proprio il Natale lo detestate, al periodo peggiore dell'anno, e fate parte del mio club, quindi vi verrà rilasciata una tessera fedeltà, fatemelo sapere lo stesso. Questa qui è la lista, sono 5 motivi sintetizzati, ce ne sarebbero molti di più, non è un elenco per ordine di importanza, quindi direi di iniziare dal punto numero 1, ovvero la commercializzazione di questa festa. E lascio perdere il fatto che appunto Natale dovrebbe essere una festa più che altro religiosa, appunto per la nascita di Gesù, che quindi è il principale punto di riferimento per la religione cristiano-cattolica. Lasciamo perdere tutta quella parte lì e dell'avvento eccetera, ma proprio la commercializzazione immensa, gigantesca che ha questa festa. Addirittura si comincia a parlare di Natale da dopo Halloween. Si vedono nei negozi, ad esempio, le zucche di Natale, le zucche di Halloween con tutte le decorazioni di Halloween. Giorno dopo, tutte quelle decorazioni magicamente sono scomparse e non si vedono altro che festoni di Natale. Il prossimo anno cominceremo a vedere festoni di Natale direttamente dal 16 di agosto, quindi da dopo Ferragosto cominceremo con il Natale. Il punto numero 2 riguarda l'atmosfera natalizia, che a me proprio sta qua, perché lasciando perdere tutto, tutti gli addobbi, lo sfarzo, lo stentare dello spirito natalizio, quindi le decorazioni fuori casa, dentro casa, e tutti gli alberi decorati e i babbetti Natale che si arrampicano dalle finestre, ma anche proprio, non so, il vestirsi di rosso e per forza i glitter, che io sono anche favorevole ai glitter dorati e al rossetto rosso, sia chiaro, però appunto, e i cerchietti con le renne, con questo, con quello, i maglioncini rossi e le cose con tutti i cosi che dopo ce li ritroviamo con i saldi perché non se li compra nessuno. Lasciamo perdere quello, ma proprio come atmosfera mi pare che tutti si non so, impazziscano, diventano leggermente più stupidi rispetto a quanto non si è durante l'anno. Davvero, tra la corsa ai regali eccetera, la gente mi pare impazzita, e non so se è una cosa che noto solamente io, ma in generale davvero non capisco che cosa succeda con il Natale, che sono tutti praticamente impazziti, tutti col sorriso stampato. Sarò io anormale, ma è una cosa che non capisco. Il terzo punto riguarda appunto, scusate il gioco di parole, riguarda la corsa ai regali di Natale. Allora, ogni TG non fanno altro che parlare della corsa dei regali, di quanti soldi spenderà ognuno di noi per i regali. Allora, io non ho mai usato fare comprare regali o fare liste innumerevoli di regali che vorrei ricevere, anzi, io se c'è una cosa che vorrei non la vado nemmeno a dire in giro, ma appena posso, anche durante l'anno, insomma, me la compro, e idem alle persone a cui tengo di più, quindi non so, magari alla famiglia, eccetera. E quindi non capisco il devo prendere il regalo per questo, quello, l'altro ancora, l'altro, lo zio, il prozio, la bidella, e l'amica della bidella, e il vicino di casa, e lo zio del vicino di casa. Cioè, non capisco perché ci sia tutta questa gran foga nel ci sia tutto questo gran aiuto per i regali. Cioè, tra l'altro, fare anche regali a persone che magari durante l'anno non te ne frega di meno, però a Natale bisogna fare il regalo, non è una cosa che concepisco tantissimo.
E questo non voglio dire, con questo non voglio dire che a me non piaccia ricevere regali, ovviamente, cioè mi fa piacere, però se so che sono da persone che comunque ho un rapporto continuativo durante tutto l'anno, mi fa piacere. Da persone invece che vedo una volta all'anno, anche no. Il quarto punto riguarda la cosiddetta frase "A Natale si è tutti più buoni". Chi è che ha inventato, chi è che dice che a Natale si è tutti più buoni? Cioè è un periodo come tutti gli altri, quindi non capisco perché proprio a Natale bisogna essere più buoni, mentre 364 giorni l'anno ci si può, non so, sparlare dietro, comportarsi male, non capisco. E anche ad esempio fare gli auguri all'universo mondo, quando in realtà con l'universo mondo non ci sia, non si ha contatto, quindi non so perché devo fare gli auguri a una persona che sento solamente per Natale e per Pasqua, meglio non farli, e viceversa, insomma, anche io non vorrei ricevere gli auguri da persone che proprio non mi interessano, quindi perché a Natale si è tutti più buoni, perché proprio solo a Natale? Il quinto punto invece riguarda le abbuffate. Cioè, a Natale significa abbuffarsi, quindi fare le cene con parenti, con cose. Io sono fortunata, mi ritengo fortunata perché la mia famiglia non ha questa tradizione di fare cene, cenoni e vigilia e questo e quello, quindi per me è una cosa positiva, sono anche più che contenta. Ma non capisco appunto questi cenoni, abbuffate, mangiare primo, secondo, terzo, quarto, quinto, contorno, sesto, settimo, ottavo, cioè a Natale, quando in realtà potrebbe essere benissimo un giorno come tutti gli altri, un pranzo con magari una tortina in più, la fetta di pandoro, panettone, ma cioè basta. E subito dopo le feste non si fa altro che pensare a devo rimettermi a dieta, allora le corse, questo e quello, quando in realtà, insomma, si può stare bene in forma anche durante il periodo natalizio. Non capisco perché a Natale il mondo si chiuda e c'è tutti più buoni, si mangia di più, perché? Boh. E niente ragazzi, questo era il video. Se avete un pensiero simile al mio o completamente opposto al mio, fatemelo sapere appunto magari con un commento. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!